respirano ancora. Ma temo che la fiamma non sarà altrettanto fortunato. Per Yuri è troppo pericoloso. Non sappiamo che genere di apocalisse sia questa ora scarlatta. E lei ci va a testa bassa. Questo non fa parte della profezia. Credi nella fiamma e resta lì. Devo toglierli di mezzo prima che allertino gli altri. D'accordo. Dove sei, Yuri? Mi piace per niente. Devo solo raggiungerla. Digellate il santuario! Non fatela entrare! Dove sono gli altri argenti? Qualcuno mi sente? C'è nessuno? È una mappa di Brooklyn. È il luogo designato per l'ora scarlatta. Perché Brooklyn? Un magazzino, una discarica, un parcheggio e una biblioteca. Che hanno in comune? Che c'entra la Oscorp con questa storia? Miei ardenti, ho avvertito preoccupazione tra voi per le recenti perdite alla clinica. Ma io trovo preoccupante che qualcuno le definisca perdite. Gli ardenti caduti si sono rivelati indegni. E per quanto possano mancarci, senza di loro siamo solo più forti. Quindi, quando la nostra Yuri e l'idolo degli stolti verranno a farci visita, starà a voi dimostrare di essere degni. Onorati. È questo tipo. Vabbè. Il libro della fiamma. Vogliono che il mondo bruci per abitarne le rovine. Bella schifezza. Queste pareti cadono a pezzi. Quindi? No! E adesso? Voglio tutto ripulito il prima possibile. E la squadra sul tetto? Togli quelle macerie! Subito! Questa è opera di Yuri. Se tolgo di mezzo i fanatici, posso raggiungere lei e la fiamma. Fanatici di sta minchia. Stanno preparando degli esplosivi. Non vogliono attendere l'ora scarlatta. Vogliono provocarla. Pensa all'ora scarlatta e al suo bagliore. Non vorrei consegnare il mondo alla fiera degli indegni, vero? Sei in ritardo, idolo degli stolti. Qualche problema? Non lo sai. Solo la gente noiosa va alle feste in orario. Dove sarà l'ora scarlatta? Il bersaglio è Brooklyn? Brooklyn è solo l'inizio! Cosa volete ottenere? Non è il nostro volere! È il destino! Ah,
come mi piace massacrare questi figli di buona donna. Sono paura. Ora ripuliamo i detriti. Questo è il santuario di qua. Come si entra? Come si entra? Scusami. Da dove? Da quel buco? Un attimo. È chiarissimo. Da dove si entra? Maledizione. Da dove si entra? Da qua. Ok, grazie. Vabbè, basta puntare. Basta ripuntare. No. Boh, non lo so, non entra. Non è quella la direzione giusta allora, forse, non lo so. No, strano. Qua si può andare. Un attimo, forse. No, un cazzo. Okay. Non mi fa passare, io che ci posso fare? Ma porca quella. No. Quella. Un'altra strada allora, non lo so. Io poi casualmente l'ho fatto proprio là il percorso, ma è stato un caso. Non è che volevo farlo là. Vabbè, ho capito. Vabbè, però così tro di coglioni ogni volta. Cioè, non va bene, non va bene. Cioè, non va bene proprio. Oh, va. So che è successo. Andiamo. Chi ha mai parlato della Oscorp? Ed ecco l'idolo degli stolti, proprio come avevo previsto. No. Ho sempre creduto in te, Yuri. Ecco, tieni premuto qui sulla ferita. Ma guarda sta troia. Se vuoi la fiamma, dovrai prima vedertela con me. Preparati a ingoiare fiumi di sangue. Questa strada non finisce mai bene, Yuri. Devi fidarti. Ma appunto. Ma scusa. Fidarmi di te. Perché invece non ti fidi tu di me? Non c'è l'ultima volta che è scappato. Non hai trovato i corpi. Non hai visto la sua faccia. No, e non posso nemmeno immaginare. Ma è comunque sbagliato. Non gli permetterò di fuggire ancora. Non posso. Mi dispiace per te, signore. Ma io non morirò. Non voglio mica liberarlo. Non puoi battere Venom, scusami, abbi pazienza, eh. Non pensare di poter battere Venom, che non è possibile. Povera stolta. Thank you.
generazioni. Hai vinto una lunga vita dietro le sbarre. E il merito è solo tuo. Ma magari forse aveva ragione lei, non lo so, Magari non siamo lucidi. Attenzione, ups. Aia. Oddio, che meraviglia. Ci sto prendendo gusto a lanciarti in giro. Aia. Levati dai piedi. Sai che non posso farlo. Voglio solo fare la cosa giusta. Non hai la minima idea di che cosa significa. Devi aprire gli occhi. Aiuto. È tutto sfocato. Non puoi fare del bene, ma solo sentirti uno dei buoni. Lo hai sempre fatto. Un tempo credevi in entrambe le cose. Sì, poi sono cresciuto. Tu sai quante persone ho salvato. Vuoi forse dirmi che non hai mai morto nessuno con te? Ne dubito. Non volevi venire, preferivi aspettare. Sei uno stupido. Aia. E non sei certo un'autorità in fatto di giustizia. Vieni a parlare così mi fai capire dove sei. Dovresti? Ah. Sei solo un tizio con un costume. Ma che si finge un eroe. Ma stai zitta, stai. Ma come ti permetti? Invidiosa. Ecco di questa. Yuri. Sappiamo pure, visto? Hai visto? Hai visto che siamo superiori, che ti abbiamo salvato pure? Dai, zitta, stai. Stai bene? No. Ma vedi? Dovresti rivedere le tue priorità. Preferisco salvare quante più persone possibili e perdere il sonno per l'unica che ho dovuto uccidere. Vabbè, mi è andata male, abbiamo litigato, mi sa che mi sa che non tornerà mai più tutto come prima. Conosco le mie priorità. Io non permetterò alla fiamma di fare altri danni. Lo troverò. È una promessa. Non possiamo fare niente qua. Vabbè. Dati, la nostra vita tornerà a essere più facile. Non sarebbe magnifico? Io non vedo l'ora di tornare a occuparmi di notizie normali e di problemi veri, come la recessione o il degrado giovanile, anziché parlare di pagliacci in spandex che si divertono a tormentare i cittadini. Vabbè, JJ, sei solo invidioso. Arriverà quel giorno. Arriverà. Sei solo invidioso. Va bene, questa puntata finisce qui. Noi ne faremo tutte, quelle insomma secondarie, principali, insomma il gioco, insomma più della metà, siamo 60-70%, quindi insomma siamo in una fase molto molto avanzata del gioco. Un saluto a tutti da GoItalia. Ciao, alla prossima. Ciao.